please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady... Ciao a tutti ragazzi, welcome to my channel, benvenuti in questo video haul in cui andremo a vedere qualcosina delle cose che mi hanno inviato da parte di questo brand che si chiama Nora Cora. Allora, qui abbiamo i loro pacchetti, eccoli qua, questi sono i pacchettini. Sono giusto 1, 2, 3 e 4 cose, anzi 5 in realtà, perché vi devo far vedere anche un paio di scarpe da vedere insieme. E andiamo subito a spacchettare la prima cosa, vado con questo. Come vedete qua c'è scritto il nome del brand. I prezzi sono veramente molto bassi, sì, e i sacchettini assomigliano tantissimo a quelli di Shein, non so come mai, però sono praticamente identici, tra l'altro con la stessa tipologia di scrittura, proprio qua, la stessa tipologia di scrittura, però ovviamente fatto in modo un po' diverso, poi c'è il QR code, qui c'è scritto Google Play, praticamente fanno vedere che c'è anche l'app. Per il resto le loro taglie sono un po' più, adesso non so come siano, però ad esempio questa è una S, quindi è molto diverso, cioè le taglie dovrebbero essere giuste. Anche se ho paura che magari le taglie possano essere un po' grandi. Ecco, già visto che sono grandi, sicuro. Allora, peccato perché sono bellissimi. Qua forse mi vanno, ma giù di gamba mi sembra molto grande. Comunque, questi qua sono i leggings. C'è scritto Soft Clouds. Questi qua sono i leggings. E sono fatti così, ma hanno una particolarità. Perché dentro sono tutti morbidosi, quindi questa è la particolarità di questi leggings, tutti morbidosi morbidosi all'interno. E boh, adesso li andiamo a vedere indossati perché io sono molto scettica, secondo me sono un po' grandi per me effettivamente, ma non c'era una taglia più piccola, quindi ho pensato, guardando le taglie in teoria mi doveva andare, guardando le misure, però non lo so. Il colore è questo, è un po' un grigio, ecco. Ovviamente dopo andiamo a provare tutto e vi faccio vedere tutto, vi dico quello che vi serve sapere, eccetera, eccetera. Poi abbiamo questo, questo qua, vediamo un po', taglia sempre S e non ho idea di che cosa possa essere. Ok, taglia S ma è un maglioncino enorme. Ok, no ragazzi, cioè la S non è S, scordatevelo. Cioè sono rimasta un attimo delusa da questa cosa che la S non è effettivamente S. E poi boh, vediamo come starà questo maglioncino, se sta effettivamente... Qua hanno anche il cartellino con su scritto Nora Cora, proprio fatto così. Vabbè, comunque questo è il maglioncino fatto così e non lo so. Poi andremo a vedere perché boh. Questo qua invece, io ho paura che sia una S, io ragazzi ho paura che siano troppo grandi le cose. Che cos'è questa? Ah, questa doveva essere una felpa, quindi forse se è oversize ci può anche stare questa qua. Sì, questa è una felpa e va benissimo, super bella così, oversize, fatta in questo modo, tipo trapuntato, fatto tipo maglione, avete presente? Con il cappuccio, ecco. Questa qui sì, questa sicuramente mi andrà perché le felpe oversize vanno sempre bene, lo sapete. E infine, no, in realtà ce n'è un altro, ripeto, però infine di vestiti, perlomeno di cose da indossare, abbiamo questo, questo simpaticissimo, sarà enorme ma enorme ragazzi, taglia S, rosa, tutto peluscioso, è un peccato perché sarà sicuramente enorme, io già me lo aspetto, cioè guardate che bello! È praticamente una tuta, che però io avevo pensato come pigiamino barra da stare in casa comunque. È una tuta, questi qua sono un pezzo di pantaloni, adesso vi faccio vedere. Fatta di questo materiale, io devo farvi vedere il materiale per quello. Mamma mia, sembra di stare su una nuvoletta, bellissimo, tutto di pile. È stupendo e mi piace tantissimo, mi fa impazzire il colore perché è rosa così. Allora, questi sono i pantaloni e vi dirò che invece... potrebbero anche starmi, perché tanto sono a vita bassa, penso, non lo so. Quindi questi sono i pantaloni, ma è veramente pesantissimo, cioè adesso sta finendo l'inverno purtroppo, quindi che strano. Ma vabbè, per l'inverno prossimo potrebbero andare bene. È la collezione Cozy. E niente, quindi questi sono i pantaloni. E non giudicatemi per come mi staranno, perché probabilmente mi staranno di merda. Io anche se le cose mi stanno grandi o ecco, vi farò vedere sicuramente, quindi... Questo qua, bellissimo, penso che di vita possa starmi, vediamo di gambe, non lo so, sapete che con le taglie bisogna sempre andare a culo,
E la maglietta dovrebbe starmi, sarà un extra large gigante. Vabbè, comunque fatta così, questa magliettina, cioè in realtà è tipo fatta, non lo so, a pigiama, a felpa. Comunque dalle foto sembrava un po' diverso il materiale, forse, però va bene perché, ok, non ci uscirei con una tuta del genere, sinceramente, proprio sinceramente. Magari qualcuno anche sì, però io no, perché mi sembrerei troppo in pigiama. Quindi a meno che non debba andare in ospedale, sicuramente questa non la metterei fuori casa, però c'avevo le corna. Però sicuramente come pigiamino barra, magari non pigiama, perché io non andrei mai a dormire così, dato che a malapena ho una maglietta addosso per dormire, nel senso che nel dormire fa caldo e tendo a togliermi tutti i vestiti, a togliermi tutto per dormire, sinceramente, io. Quindi forse per magari quando io intendo pigiama barra per andare a dormire, nel senso magari la sera che dovete bervi la tisanina, così tutto quanto, la vostra routine scherale. E la vostra skincare routine serale, state lì a farvi rilassarvi, magari dalle 7:30 dopo cena, dalle 8 alle 10, 11 vi mettete sto coso, poi andate a dormire, però almeno avete qualcosa tutto d'inverno. Quindi niente, non vedo l'ora di andarlo a provare. L'ultima cosa che devo farvi vedere, adesso vado a prenderla, e sono delle scarpe. Eccole, sono queste scarpe qui. Ovviamente ve le faccio vedere anche un po' più da vicino. Adesso vi metto delle clip. Però queste scarpe stupende. Cioè, nel senso, sono un po' buffe in realtà, ok? Però sono belle, non lo so, mi piacciono, sono carine. Sono un po' diverse dal solito. Non stanno bene su tutto, è vero. Però con i cappotti, il cappotto secondo me sta benissimo su queste qua. Comunque, sono carine. Sono un po' cheap di materiale, sinceramente. Quindi, sì, devo essere sincera. Lo sapete, ragazzi. Se non mi piace una cosa, lo dico che non mi piace. Non è che devo star lì a dire sempre tutto bellissimo, bellissimo, bellissimo. Cioè, ci tengo a far passare il messaggio che se anche mi inviano delle cose, io sarò sempre sincera su quello che mi mandano. Per fare, sapete, la passeggiatina in montagna. Mi sembrano carine. Ok, queste erano le cose. E direi che ci possiamo spostare nell'andare a provarle e via. Allora, come prima cosa sono andata a provare questo, appunto, questo maglioncino. E allora, super carino, in realtà lo pensavo molto più grande. Cos'è che mi sta cadendo? Mamma mia, che spavento! Sentivo qualcosa cadere, sembrava delle goccioline, invece era l'etichetta. Comunque, questo è il maglioncino per andare, per stare in casa, comunque. Bellissimo, mi piace molto. E adesso vediamo se riesco a farvi vedere. Volevo cercare di farvi vedere anche il qua, comunque. E niente, nel suo complesso mi piace. Questo sinceramente mi ha soddisfatto. Non pensavo perché mi sembrava molto più grande di quello che doveva essere. Vedete qua, insomma, va un po' aperto. Però chi se ne frega, è comunque molto, molto, molto carino. È super confortevole, giuro, bellissimo, super morbido. E non so se riesco a farvi vedere i due pezzi insieme. Adesso metto anche l'altro pezzo, facciamo così. Allora, questi sono i pantaloni, e un po' bocciatini secondo me. Vanno larghi così, qua, ok? E non lo so però, cioè raga, sono un po' larghi. Vanno bene, ripeto, per stare in casa la sera, ma non con questa. Cioè, sembro veramente il Gabibbo con tutta sta roba. Sto morendo di caldo. Andiamo a provare questa felpa. Nel complesso vi devo dire che mi piace, mi piace, mi piace l'effetto, mi piace come sta. Tutto sommato è molto molto carina. Vediamo se riesco a farvela vedere. No, volevo farvela vedere alzandomi, ma non ce la faccio. Comunque, vabbè, questa è la felpa. Sopra c'ha il suo cappuccio. Yo, if you have one shot or one opportunity to see everything you ever wanted, his palms are sweaty. Va bene, basta. Comunque, questa mi è piaciuta. Passiamo al maxi maglione. Sarebbe una S! Ma non è mai una S! Eccoci qua. Here we are! Allora, carino, carino, però è... Nel senso... Pingu. Quindi dovrei tenerlo così e avere questo coso che scende. Vabbè, devo tenerlo un po' così praticamente. È anche abbastanza lunghetto, tipo un po' tunica. Comunque carini tutti questi sbrillucichini qua, i dettagli, non so. Più che altro mi piace molto il taglio a V del maglioncino. Ma non so onestamente
Cosa dire? Scusate, cioè. Spero che non perda anche pelucchi perché sennò è un problema. Ora io dovrei provare leggings, ma ho paura a provarli, quindi. Un minuto di preghiera, per favore. Tanto non mi vanno, è inutile. Non riesco nemmeno a farvi capire quanto facciano schifo. Sono larghi e lunghi. Cioè, assolutamente no, sono larghissimi. Ma poi hanno un materiale che non è elastico, si lascia molto andare. No, ragazzi, mi spiace, ma quelli facevano proprio. No, non posso farvi vedere così. Cioè, sì, mi sono fatta vedere lo stesso appunto per farvi vedere com'erano. Non si vede tanto però dalla camera, quindi scusatemi, ma non riesco a farvelo vedere più di tanto, però anche no, cioè anche proprio no. Cioè, per dirvi come sono invece i leggings che mi vanno, cioè, comunque sono fatti giusti questi. Ecco qui le scarpe e boh, io le trovo molto carine, voi che dite? Comunque è qualcosa di diverso? Non lo so, mi piacciono, il numero è giustissimo e sì, molto carine, dai. Troppo cute. Il numero di queste è un 37 perché appunto ho preso il mio numero e calzano alla perfezione. Allora, adesso qua ho un bel po' di roba da sistemare e vedere, ma assolutamente. Allora, che cosa ne penso? Leggings bocciati, assolutamente, non mi sono piaciuti per niente. Scarpe approvate, perché no? Cioè, erano carine comunque. Poi il maglioncino bianco, nel senso che è bello, in realtà mi è piaciuto come stava, però. Oddio, forse un po' troppo lungo di maniche, il pingu, un po' troppo lungo di maniche e un po' troppo lungo anche, penso, di lunghezza proprio del maglione, però boh, non lo so, quello lì è da rivalutare, quindi lo proverò e vedrò. Felpa invece approvata, felpa pelusciosa approvata e invece i pantaloni pelusciosi, non mi sento di approvarli tanto, quindi un po' bocciatini, sinceramente. E non lo so, per adesso queste cose qua, questi pensieri qua. Io comunque provo i siti per voi, chiamiamolo così. Perciò in questo caso l'haul non è andato proprio benissimo. Diciamo che non è stato soddisfacente per niente come haul. Però dai, qualcosa di carino c'è stato. La felpa, devo dire, è molto particolare, carina. Io non avevo una felpa bianca, quindi mi piace l'idea di avere una felpa bianca. Vabbè, comunque anche questo video è andato. Grazie per avermi fatto compagnia e se vi ho fatto compagnia io invece mi fa molto piacere. Per quanto riguarda il resto, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensavate voi perché sono molto curiosa di sentire le vostre battute a riguardo. Dai, facciamo una sfida di battute. Ditemi a che cosa sembravo quando avevo quella specie di tricheco, no, ditemi che cosa sembravo quando avevo quella specie di maglione, appunto, con le maniche lunghe. Fatemi sapere, vediamo che cosa mi paragonate. Facciamo una sfida qua sotto e se avete visto il video fino a qua, comunque, e siete riusciti a sentire questo pezzo. Diamo il via alla sfida comica. Non mi offendo, anzi, assolutamente, mi farebbe tantissimo piacere perché a me piace sputtanarmi, cioè, ragazze, nel senso, mi piace autosfottermi. E mi sono dimenticata di dire che se volete iscrivervi al canale e vi è piaciuto questo video, iscrivetevi per vedere altre cose. Mi raccomando, a me farebbe davvero tanto piacere. Quindi il video si può concludere qua nel frattempo, quindi io vi saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video.